questa puntata speciale di Onorevoli DJ, Pierluigi Diaco e Yolanda Granato, a rabbrividire, perché ospite con noi in studio c'è Renato Zero in persona. Io, dopo quello che ha detto sul potere anestetizzante dell'amore e dopo queste canzoni e tutti i messaggi che stanno arrivando al 349-349-1025, sono impietrita dall'emozione. Veramente si potrebbe trascrivere questa puntata e farne un libro di poesie. Non possiamo non chiedere a Renato Zero se gli uomini hanno imparato ad abdicare agli spermatozoi, diciamo dall'81 ad oggi. Ma io credo il valore poi di questa componente sia un valore che va soppesato e analizzato proprio in forza dell'utilizzo che si fa di questa materia, perché credo che Dio tutto sommato ci abbia concesso proprio il dono della procreazione, proprio per evitare che certe nostre speranze e aspirazioni potessero limitarsi a un tempo determinato e diciamo predestinato, no? Non è solo il fatto dei figli ai quali viene poi consegnata questa opportunità e quest'onere di continuare l'idea, il sogno, il volo, ma è anche per noi stessi, perché credo che quel poco che riusciamo a fare in questi anni di permanenza sul pianeta siano niente di fronte a un pensiero, magari in un momento particolare della nostra vita, di fronte a un tramonto spettacolare, a un saluto di un genitore o al ritrovamento di un amico smarrito. Quel momento vale tutta una vita spesso, io credo proprio in questo. Per questo le persone sole, le persone che soffrono, secondo me hanno sicuramente un momento nella loro vita dove riscattano complessivamente i loro torti e le loro ingiustizie. Mi hai fatto pensare ad una parabola del Vangelo, una delle prime che si legge nel Nuovo Testamento, quando Gesù avvicina i suoi discepoli che sono lì, fanno i pescatori e giocano, insomma, lavorano con le reti, e lui, in una metafora straordinaria, dice: vi farò diventare pescatori di uomini. Ho la sensazione, avendo assistito ad alcuni tuoi concerti, e spero di venire anche a questi 8, almeno ad uno di questi 8, che il messaggio finale che arriva ad ognuno delle persone che partecipa a un tuo concerto è di diventare lui il pescatore di uomini. Cioè, lo sei stato tu attraverso la musica in quelle 2-3 ore di concerto, poi però uno va via dal tuo concerto, lo vedo anche dai messaggi che arrivano, e ha la sensazione di diventare lui e se stesso il pescatore di uomini. Guarda che i preamboli è una certa anticamera che siamo tutti tenuti purtroppo a fare nella nostra vita. Ci comporta un dispendio di tempo formidabile. Dirsi ti amo, pensa, ci vuole una frazione di secondo a dirlo, no? E spesso ci sono persone che vivono da 60 anni insieme con una fede nuziale al dito e non si sono mai detti ti amo. Io ho visto queste immagini del film Il Divo, sì, nel quale è stata richiesta la mia modesta partecipazione un filmato, sì, con un video. Si tengono la mano. E quando Giulio Andreotti e la moglie si sfiorano sui migliori anni della nostra vita, lì si ha veramente la sensazione di quanto tempo abbiamo sprecato a non dirci quello che avremmo dovuto dirci. Allora, ti posso tendere la mano? Assolutamente. Ti posso dire ti voglio bene? Anch'io. Amico, anch'io. Renato Zero anch'io. Su RTL 102.5.